retta alla smorfia napoletana, nella quale il 22 simboleggia il folle, il matto, quel numero ordinale che annuncia la 22esima edizione del Frentano d'Oro contiene già in sé l'indizio per risalire al vincitore di quest'anno del prestigioso premio annuale curato dall'omonima associazione culturale lancianese. Il Frentano d'Oro 2021, infatti, è stato conferito allo scrittore lancianese Remo Rapino, creatore dello strampalato irresistibile Cocciamatte Liborio, protagonista del romanzo vincitore del premio Campiello 2022, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, edito nel 2019 per la casa editrice Minimum Fax. Dopo 2 anni di interruzione forzata dovuta alla ben nota emergenza sanitaria, il Frentano d'Oro, grazie alla coordinatore del premio, il giornalista Mario Giancristoforo, al vicepresidente dell'associazione Stefano Graziani e al comitato direttivo, riprende la sua traversata, restando fedele agli intenti e allo spirito del ragionier Ennio De Benedictis, recentemente scomparso ideatore della rassegna e fulcro e motore della manifestazione, il cui intento è, come ha scritto il suo fondatore, quello di essere un'iniziativa prestigiosa, un premio che viene assegnato annualmente ad una persona nata nella Frentania, che nel campo delle scienze, della cultura, della musica, dell'arte, dell'economia e della professione si è resa benemerita, dando lustro alla sua terra di origine in patria e nel mondo. Sì, Liborio continua a camminare con le sue gambe, ormai un personaggio diventato autonomo che parla, si racconta, raccontando se stesso, racconta anche la storia di una città, ma direi anche di un paese. La cosa bella e interessante è che in Liborio ci si riconoscono un po' tutti, anche se io non cito mai luoghi oppure il nome di Lanciano, però questo a testimonianza quasi che Liborio può vivere sotto qualsiasi cielo, quindi è un personaggio che ha assunto una dimensione universale, direi di umanità e di stranezza in senso positivo, in quanto con Liborio ha una voce e qualcuno che riesce a dar voce a chi non ha voce, quindi per questo è molto apprezzato, riesce a vedere l'invisibile, se è possibile dirlo, e in qualche modo con la sua visione del mondo mette in discussione le presunte certezze, le presunte verità, i nostri codici sociali che pensiamo siano gli unici, ma in effetti è solo un modo di guardare la realtà. Sì, dovrebbe essere in preparazione, avanzata, dovrebbe uscire tra qualche mese, forse anche meno, entro l'anno comunque. Ed è un altro romanzo, altra storia, quindi, che però riguarda sempre la presenza nel mondo delle persone semplici, di quelli che non hanno voce, a cui si cerca di dar voce attraverso la letteratura, perché penso che la letteratura debba stare in quei posti, insomma, dove ci sono le persone che non sanno neanche parlare, come dice Francesco De Gregori in una canzone. Il premio Frentano d'Oro inizialmente, quando mi è stato proposto dal ragionier De Benedictis, mi ha un po' messo in imbarazzo, ero un po' così confuso, perché mi sembrava insomma anche troppo. Io, non è che abbia fatto molto, insomma, quando mi dicono del Campiello, dice, ma io non l'ho fatto apposta, ho scritto un libro, poi tutto il resto è venuto da sé. E, niente. Però mi emoziona perché nel Frentano d'Oro vedo la presenza, l'anima di una città, i miei ricordi, i ricordi delle persone care che non ci sono più, e quindi in questo senso il Frentano d'Oro rappresenta tutto questo e questo mi dà molta gioia. Insomma, come si dice, pensando al Frentano d'Oro sono felice di essere felice.